A Bari è stato presentato presso l'Arciconfraternita del Carmine il nuovo libro del teologo Antonio Calisi, Lo Spirito Santo in Cirillo di Gerusalemme, edito da Carisma Edizioni di Bari. Alla presentazione è intervenuto Sua Eccellenza Sean Larkin, arcivescovo della United Anglican Church. Ad accogliere il folto pubblico, il priore dell'Arciconfraternita, ingegner Vito La Fortezza. La presentazione è stata moderata da Antonio Curci, direttore editoriale della testata giornalistica Made in Italy Notizie, e allietata dalle sonate da camera per violoncello di Johann Sebastian Bach, eseguite dalla musicista Bianca Maria Masiello. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Informazione di Bari. Cirillo di Gerusalemme, grande conoscitore della parola di Dio, scrisse opere molto importanti che testimoniano la sua indole sobria e pacifica e il suo impegno per la pastorale dei catecumeni. Il lavoro del professor Calisi ci fa conoscere il passato e allarga i nostri orizzonti futuri. La speranza è che tutti i lettori possano trarre beneficio da queste intuizioni che portano ad una maggiore partecipazione dell'attività costante dello Spirito Santo, soprattutto nel ministero della riconciliazione e della ricerca dell'unità dei cristiani. Ho scelto nei miei studi di approfondire la figura del patriarca di Gerusalemme Cirillo per il suo impegno di evangelizzazione verso coloro che vogliono conoscere la fede cristiana. Dal momento che la personalità di Cirillo è quella di un uomo disposto al dialogo e alla riconciliazione, ritengo che possa essere di esempio a quanti nella Chiesa di oggi si impegnano in questo ministero e vogliono seguire il suo esempio. Il libro del professor Antonio Calisi ha veramente acceso i pensieri per vivere la nostra fede oggi. Il libro, insieme con le altre parti della vita di San Cirillo, è un'altra parte del viaggio, un'altra parte del mistero del passato e del lavoro particolare dello Spirito Santo. Pertanto sono grato per questo libro e sono grato per il lavoro del professor Antonio. Antonio Calisi insegna religione cattolica presso il liceo classico Socrate di Bari. È dottore in sacra teologia e laureato in scienze storiche alla Sapienza di Roma. Giornalista e iconografo, dipinge le icone bizantine secondo l'antica tecnica appresa nei monasteri ortodossi in Russia, Romania, Grecia e Monte Athos.